Siamo ripartiti con le nostre lezioni in presenza e il numero di ospiti presente qui stasera dimostra quanto sia importante tornare ad essere in presenza e a parlarci, ma finalmente stasera ho anche la possibilità di dare il benvenuto al presidente di ACME, vedo anche tutto il direttivo seduto qui davanti e permettetemi tramite il dottor Prada di ringraziare anche quest'anno per tutto quello che ACME ha fatto e che continua a fare e che è visibile in migliaia di azioni che avvengono ogni giorno in museo, non solo ormai da anni, da quel lontano 2015, senza ACME non avremmo l'accesso alla biblioteca perché il servizio che tantissimi amici e collaboratori del Museo Egizio fanno in biblioteca è fondamentale per tenere la biblioteca aperta. Non solo organizzano da anni, e di questo devo sinceramente ringraziare il Presidente e tutto il direttivo per aver voluto raccogliere l'invito di fare una programmazione congiunta che penso che sia la nostra forza, perché museo e amici sono qui per cercare di diffondere sempre di più la cultura egizia, ma ACME sta svolgendo un servizio fondamentale anche nelle sale. E in questo momento di ripartenza, che è un momento difficoltoso per tutti, è un momento bello per il Museo Egizio perché le nostre sale sono affollate forse quanto non mai e devo dirvi che sentire il vocio dei bimbi dopo 2 anni di silenzio assoluto mi rende felice, anche se come sa chi lavora in sala è anche frutto di qualche lamentela, però ecco, vi devo restituire questo, che io passo la domenica sera quando succede a rispondere alle lamentele di chi viene in museo e si lamenta perché ci sono troppi visitatori, e c'è sempre una nota molto positiva su ACME, perché ci sono molte persone che dicono per fortuna poi abbiamo trovato un volontario che ci ha detto dove potevamo andare, che ci ha accolto con un sorriso, che ci ha dato delle indicazioni. Ecco, di questo vi voglio sinceramente ringraziare, perché da anni, e ringrazio Luigi come pars pro toto, ringraziando a te, ringrazio davvero tutto per quello che state facendo e spero che sarà sempre di più la nostra collaborazione e la voglia di lavorare. Luigi Prada non è solo il presidente di ACME, è una persona con una formazione multidisciplinare, che si è formato in Italia, a Oxford, Heidelberg, a Copenaghen, che è associate professor all'Università di Uppsala, è researcher, io dico associate che mi piace di più, è research associate, ti ho promosso sul campo, e research associate a quella di Oxford. Non solo sui testi e non solo sui testi tardi, demotici, si è occupato sia di lingua, di religione, di letteratura, ma si è anche occupato di attività sul campo, lavorando sia ad El Cab, sia avendo partecipato a spedizioni nel deserto sudanese, nonché da anni, e questo l'ho detto all'inizio, ci coadiuva nel lavoro come presidente dell'Associazione Amici e Collaboratori del Museo Egizio. Oggi ci presenta un tema che è particolarmente interessante, perché è tornare al libro secondo di Erodoto, che come sapete è il libro secondo delle storie dedicato all'Egitto, ed analizzare alcuni passaggi, in questo caso il passaggio del cosiddetto guardiano del coccodrillo, del trochilo che mangia i parassiti che ne infestano la bocca e quindi in quanto tale, come dice Erodoto, può entrare e uscire dalle fauci del coccodrillo. Particolarmente interessante è l'analisi che il dottor Prada ci farà stasera, vedendo come quello che sembra un mito, uno dei tanti mirabilia raccontati da Erodoto, in realtà abbia una tradizione antico egizia, ci porterà a conoscere i testi che di questo ci parlano. Quindi lo ringrazio per quello che fa, lo ringrazio per essere qui, gli rinnovo l'invito a tornare, sperando che le sue visite da noi, adesso che siamo in un regime, speriamo post-pandemico, siano sempre più numerose,
e lo dico a nome mio, a nome del museo, ma Sandro, mi permetto anche al nome del direttivo, che è ben contento che tu venga a trovarci a Torino. E quindi grazie ancora ad ACME, lasciamo la parola a Luigi. Grazie mille al direttore Greco per l'introduzione, fin troppo generosa, e anche mi ha rubato le parole per ringraziare i miei colleghi del direttivo di ACME e tutti i membri dell'associazione, perché come tutti i membri ACME presenti qui sul territorio sapranno, loro sono davvero quelli che sono sempre in prima linea. Io disperso tra l'Inghilterra, la Svezia e quant'altro, in realtà sono loro che fanno il 99% del lavoro e sono davvero, come appunto anche tutti i membri ACME che aiutano come volontari e soci, quindi davvero grazie mille, e non potrei essere più felice di vedere questa continua fiorire della collaborazione tra Fondazione ACME, anche poi conducendo 2024, 200 anni di Museo Egizio e 50 anni di ACME, quindi... Ad ogni modo, allora, siamo qua per parlare di... dove mi metto? Distanza, ok? Siamo qui per parlare del guardiano dei coccodrilli, quindi appunto un argomento un po' inusuale ho scelto per questa conferenza, appunto felicemente finalmente in presenza, l'ultima volta fu il 2019, l'estate del 2019, quindi 3 anni fa. Che cos'è il guardiano dei coccodrilli? Dunque, innanzitutto devo iniziare con una premessa. Inizio con questa premessa con una citazione. I testi egizi del periodo greco-romano sono miscellanee assurde e incoerenti di frasi trite della letteratura passata, prodotti quintessenzialmente scialbido in epoca di epigoni. Questo è Kurzete, generosamente dando un'idea di quello che è la concezione dell'Egitto greco-romano già all'inizio del XX secolo. Quindi, come diciamoci la verità, quando io ho iniziato a interessarmi dell'Egitto da bambino, ho iniziato col Nuovo Regno, con i soliti Tutankhamon, Ramesse II e quant'altro, non credo, ai tempi avevo un particolare interesse nel periodo tardo greco-romano. Poi invecchiando ho sviluppato curiosità per questo periodo e devo dire dal 1931, da questa frase di Kurzete, la situazione è cambiata sostanzialmente. Ma appunto, innanzitutto, come è stato visto tradizionalmente non solamente dal grande pubblico, ma anche dall'egittologia accademica, il periodo tardo greco-romano, è stato spesso un periodo trascurato, l'ho chiamato la cenerentola dell'egittologia. E ci sono una serie di ragioni per questo, un po' perché quando abbiamo bisogno di studiare l'Egitto del, che so, terzo o secondo millennio avanti Cristo, l'egittologia come disciplina è piuttosto autosufficiente. Le fonti sono in lingua egiziana, geroglifico, ieratico, cultura materiale, archeologia egiziana. A partire dal primo millennio avanti Cristo, lo scenario in cui l'Egitto opera esplode, includere tutto il Mediterraneo orientale, Vicino Oriente, molto di più di quanto non facesse ovviamente di già, ma più in parte nel secondo millennio avanti Cristo. E quindi, anzitutto, quando studiamo l'Egitto tardo greco-romano, abbiamo discipline accademiche che si sono evolute in maniera separata, egittologia, storia classica, lettere classiche, archeologia classica, eccetera, eccetera. Quindi immaginate questa compartimentalizzazione delle varie discipline e magari non molto dialogo interdisciplinare, questo appunto situazione passata. La divisione poi delle fonti egizie, abbiamo anche grosse differenze linguistiche in epoca tarda, l'egiziano, con anche questa fase linguistica tarda e scrittura chiamata al demotico, che è prerogativa di una minoranza degli egittologi in quanto materia di studio, ma anche il greco, perché l'Egitto greco-romano è una società quantomeno bilingue, se non anche più che bilingue. Pensate alla stele di Rosetta, ai decreti sacerdotali in egiziano, tradizionale, demotico, ma poi anche in greco. E poi, soprattutto, abbiamo anche pregiudizi culturali. C'è questa idea, diciamoci la verità, che l'Egitto tardo greco-romano è un periodo di declino, o c'era. Un fraintendimento che si crea da questa immagine che abbiamo dell'Egitto, un'immagine falsa, come una civiltà monolitica, eterna, che giammai cambia, quando cambia allora è un declino. C'è anche da dirsi che le personalità degli storici, il periodo in cui gli storici vivono, influenzano lo scrivere della storia, incluso dell'egittologia.
Sir Alan Gardiner, nel suo volume per il grande pubblico Egypt of the Pharaohs, che ancora viene ristampato e circola, ferma il suo racconto all'invasione di Alessandro Magno nel 332 avanti Cristo. Ptolemei non esistono, i romani non esistono, nulla esiste, e poi comunque al periodo tardo dedica, forse, se si è fortunati, 20 pagine o anche meno. Si ferma in sostanza con la fine del nuovo regno. E perché? Perché Alan Gardiner, se pensate, l'interesse nel passato era per le fasi classiche, le fasi potenti imperiali, che fosse stata la Grecia classica del V secolo e Atene e Sparta, che fosse la Roma d'Augusto, che fosse l'Egitto del nuovo, antico, del medio nuovo regno. Erano questi gli interessi, anche perché forse il mondo dei tempi dell'inizio dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, il mondo europeo colonizzatore, imperialista, rivedeva se stesso in queste fasi chiamate di Golden Age, di epoca d'oro. Ma le cose cambiano, direi la società cambia, quindi come storici, gli storici non siamo mai oggettivi, cercare di scrivere storia oggettiva è una bufala, uno ci prova, è l'obiettivo, ma è un po' un obiettivo ideale, siamo sempre soggettivi, siamo sempre appunto influenzati dai nostri tempi. Ma noi stessi, devo dire, in questo caso forse, vivendo in una società multiculturale globalizzata, abbiamo sviluppato anche un interesse per quelle civiltà passate che erano anche in certo qual modo multiculturali, multilinguistiche, come appunto l'Egitto tardo, l'Egitto greco-romano. Quindi se noi paragoniamo quel lavoro di Sir Gardiner dal 1961 al Lloyd's Companion to Ancient Egypt, un manuale pubblicato nel 2014, vediamo già dalla tavola dei contenuti che il periodo tardo tolemaico-romano hanno ciascuno un periodo, un capitolo dedicato come il nuovo regno, come il medio regno. Quindi, come vedete, la disciplina si evolve e l'interesse per questi periodi tardi si sta espandendo, e si sta espandendo anche nel grande pubblico, devo dire. C'è ancora una serie di ragioni per questo. Velocemente si può dire, abbiamo ad esempio avuto un enorme sviluppo degli studi demotici in decadi recenti, a partire dagli anni 80-90, e il demotico, appunto, questa fase tarda della lingua della scrittura egizia, che ha rivelato un numero di fonti enormi che hanno documentato la storia del periodo, cose che prima non sapevamo. C'è più integrazione e collaborazione interdisciplinare, e direi che da questo punto di vista il Museo Egizio è un caso per eccellenza, dalle collaborazioni scientifiche alle collaborazioni interdisciplinari, le presentazioni di volumi che hanno luogo in queste altre sale, portando assieme tutto quanto, non solamente appunto Tutankhamon e Ramesse II, ma ben di più e ben oltre i confini dell'Egitto, o anche i confini dell'Egitto antico, quindi anche con un occhio all'Egitto post-antico, all'Egitto contemporaneo, eccetera, eccetera. E in generale, appunto, c'è anche un interesse più forte nelle fasi post-classiche, per così dire, della storia egiziana. Quello che vorrei fare in questa conferenza è guardare un caso specifico su come lo studio dell'Egitto tardo greco-romano possa aiutare la nostra comprensione dell'Egitto antico e anche quelle che sono le nostre stesse, chiedo scusa per il fischio, le nostre stesse connessioni culturali con l'Egitto antico. E questo caso di studio specifico, appunto, quello del titolo del mio contributo, Il guardiano dei coccodrilli o il trochilo. Mi sentirete durante questa conferenza, lo chiamerò in maniera intercambiabile, il trochilo o trochilus in latino o trochilos in greco se preferite, o il guardiano dei coccodrilli. È sempre la stessa cosa, trattasi sempre dello stesso uccello. Allora, iniziamo con due parole su Erodoto, il cosiddetto padre della storia. Erodoto visita l'Egitto attorno alla metà del V secolo avanti Cristo. E fino alla nascita dell'egittologia come scienza accademica, che viene tradizionalmente messo nel 1822, quindi 200 anni fa, a causa della decifrazione dei geroglifici da parte di Jean-François Champollion, quindi fino a quel tempo, quando le fonti testuali egizie erano inaccessibili, essendo la lingua inaccessibile, il secondo libro delle storie di Erodoto, dedicato appunto alla storia dell'Egitto, era una delle fonti principali per la conoscenza dell'Egitto antico, assieme ad esempio all'Antico Testamento, racconto dell'Esodo e altri testi antichi. Quando le fonti egiziane erano ancora silenti, gli interessi antiquari degli studiosi guardavano queste fonti. Successivamente,
Dopo il 1822, nel XIX secolo, con la traduzione e la scoperta, con la traduzione e la lettura di fonti, in questo caso appunto testuali, lascio da parte l'archeologia che ovviamente ha importanza identica ugualmente alle fonti testuali, ma qui sto guardando specificamente il caso delle fonti testuali, Erodoto fu messo da parte. Fu considerato già a partire dal XIX secolo, vediamo i egittologi dire appunto con le pubblicazioni di iscrizioni storiche e monumentali egiziane che le cose che Erodoto racconta non stanno né in cielo né in terra, addirittura fino al punto di dubitare che Erodoto abbia mai messo piede in Egitto, perché Erodoto dice è andato in Egitto, ha visitato vari siti, ha avuto racconti da guide, interpreti e soprattutto sacerdoti egiziani. Voi trovate studi nel XIX, anche nel XX secolo, che dubitano persino che Erodoto abbia mai lasciato Alicarnasso e abbia mai messo piede in Egitto. E questo ha generato quello che nel mondo anglosassone è noto come la Liar School di Erodoto. La Liar School è letteralmente la scuola del bugiardo, quindi la scuola di pensiero che considera Erodoto di essere uno che racconta panzane, che se le inventa di belle, se va bene se le inventa di belle e buono, o se no storie che imbellisce a suo piacere. Ma anche questo sta cambiando, quindi immaginate, prima del 1822 Erodoto una delle fonti principali per la conoscenza dell'Egitto antico, dopodiché viene considerato quasi un cialtrone e invece oggi, direi negli ultimi 15-20 anni, quindi parliamo proprio del XXI secolo, neanche gli anni 90, abbiamo una rivalutazione di Erodoto come una fonte per la nostra conoscenza dell'Egitto. Qui sulla slide, nella copertina degli atti di un colloquio che ha avuto luogo all'inizio del 2000, nella prima decade del 2000 mi pare, o seconda decade, 2010 qualcosa, Erodote l'Egitto, dove lo studio di nuove fonti, soprattutto appunto fonti demotiche, quindi quelle fonti testuali egizie che sarebbero state scritte e usate esattamente ai tempi di Erodoto, il V secolo a.C., l'Egitto tardo dinastico, dove appunto nuove scoperte in queste fonti ci rivelano che le cose che Erodoto racconta non sono inventate per nulla, anzi dimostrano che lui in Egitto ci andò. E vi do qui un esempio, chiedo scusa perché un principio delle conferenze è non riempire le slide di PowerPoint col testo, ma invece qua vi sbatto del testo perché non ci stanno scappatoie, ve lo riassumo comunque, in questo caso la possiamo leggere. È una delle storie quando Erodoto nel suo libro parla dell'Egitto in generale, quindi parla della storia dell'Egitto, a partire da Menes, quindi Narmer, il faraone che unificò l'Egitto, eccetera, eccetera, ma poi parla anche della situazione, come si dice, della storia naturale dell'Egitto. Quindi qui ho un esempio, dalla parte della storia antica egiziana di cui Erodoto parla. Quindi Erodoto a un certo punto parla di un faraone che lui in greco chiama Pharaoh. Anzitutto, già lì, il fatto che questo faraone è chiamato Pharaoh è chiaramente un fraintendimento, perché Pharaoh è la rendita greca del termine faro, per Aa in egiziano. Ma infatti è tradizionale nei testi egiziani chiamare il faraone non col nome specifico, ma chiamarlo semplicemente per Aa, farao, il faraone. Quindi già lì, quando Erodoto parla del re Pharaoh, non è che lo possiamo accusare di mentire, semplicemente che lui ha inteso questo nome per Aa come un nome proprio. Quindi Erodoto qua dice: quando Sesostri morì, gli successe suo figlio Pharaoh. Questo re non condusse alcuna campagna militare e divenne cieco per la seguente ragione. Un giorno il Nilo ebbe una piena così alta come non ve ne era mai state prima. Quindi, si racconta, il re fu così arrogante da afferrare una lancia e scagliarla nel mezzo delle onde del fiume. E qui i commentatori dicono: sta roba non è una storia egiziana, anzi è motivo della hubris greca, quindi qui Erodoto che si inventa roba, è ad astramanca. Subito dopo, egli contrasse una malattia agli occhi e divenne cieco. Dopo 10 anni di cecità, un oracolo dalla città di Buto gli rivelò che la sua punizione stava per volgere al termine e che egli avrebbe riacquisito la vista lavandosi gli occhi con l'urina di una donna che non avesse mai giaciuto. Avesse giaciuto con altro uomo al di là del proprio marito. Pharaoh si iniziò provando con la propria moglie, ma siccome rimaneva cieco, egli poi provò, suggerendo quindi appunto infedeltà, egli poi provò con ogni donna una dopo l'altra. Tra l'altro appunto chiedo scusa al solito motivo di misoginia che a destra manca, chiediamo scusa a nome di Erodoto e delle fonti antiche. Quando al fine egli riguadagnò la vista, raccolse tutte le donne che aveva testato, eccetto quella che gli aveva ridato la vista, la trasportò in una città oggi chiamata Argilla Rossa. Avendole raccolte assieme in quel luogo, le bruciò con la città.
e prese in sposa la donna grazie alla quale aveva ritrovato la vista. Ora ditemi come questa qua potrebbe essere una storia egiziana vera e propria, quindi capite da dove viene questa scuola che vede in Erodoto un bugiardo. Eppure nel 2000 e anche qui attorno al 2010, poco più che una decada di anni fa, Kim Ryholt dell'Università di Copenaghen pubblicò una serie di racconti narrativi demotici, possiamo chiamarli romanzi storici. Gli egiziani non avevano un genere che noi possiamo paragonare alla storiografia. Non scrivevano manuali storici gli egiziani, avevano records, avevano liste di eventi storici, ma il vero e proprio trattato storico non è un genere che appartiene alla letteratura egizia. Quello che la letteratura egizia ha è, soprattutto quella tarda, è il romanzo storico, quindi testi narrativi inventati, ma che usano nomi, figure di personaggi storici. Ramesso II, ad esempio, appare spesse volte in testi demotici, quindi testi di più di 1000 anni dopo la vita di Ramesse sono romanzi, e però usano la figura di Ramesse e di suo figlio Khaemwaset. Quindi vi dicevo, una decina d'anni fa, poco più, Kim Ryholt, pubblicando uno di questi romanzi storici demotici nella collezione Carlsberg di Copenaghen, trova questa storia. La stessa storia di questo faraone che perde la vista, diventò cieco. Purtroppo il papiro, come vedete, è molto frammentario. Il testo è chiamato Le storie di Petese. È un racconto un po' come Le mille e una notte, quindi avete una cornice narrativa, poi varie storie. Sono storie di virtù e vizi delle donne. Anche le chiedo scusa per la misoginia del genere presentato. E quindi, in effetti, esattamente questo papiro racconta esattamente la storia che abbiamo visto in Erodoto, con alcune differenze. Ad esempio, il faraone che perde la vista per un atto di impietudine, una parola, impietudine, impietà, 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 mi dice il direttore, non la riacquista attraverso l'urina di una donna, ma attraverso le lacrime, ma anche qui le lacrime di una donna, appunto, che non ha giaciuto con altro uomo se non il proprio marito. Però vedete che, a parte differenza lacrime e urina, qualche dettaglio, la storia è la stessa. E la storia è in un testo egiziano demotico, ed è in uno di questi, tra virgolette, romanzi storici che erano scritti e letti dalla classe, dall'intelligenza egiziana, che erano i sacerdoti, che erano precisamente le fonti dei racconti di Erodoto. Quindi Erodoto in Egitto ci è andato, Erodoto ha ricevuto le informazioni e le storie dai sacerdoti, è semplicemente che, a causa della mancanza di divisione tra storiografia e narrativa nella concezione della letteratura egiziana, alcuni di questi romanzi storici vengono compresi, forse già dai sacerdoti egiziani essi stessi, come memoria del passato. Ma veniamo ora, quindi ho parlato di questo caso della storia di ferro per dimostrarvi come, appunto, questo rifiutare completamente il racconto di Erodoto è qualcosa del passato, perché è vero che la storia di ferro, se non ci racconta un elemento della storia egiziana, ovviamente è una storia, eppure ci racconta quello che gli egiziani pensavano della loro storia, quindi Erodoto un valore ce l'ha, è un valore enorme. Quindi, avendo parlato di questo, voglio darvi un altro esempio che, appunto, è uscito dalla mia ricerca, ed è quello, appunto, che riguarda gli uccelli, quindi il guardiano dei coccodrilli, questo volatile. Come vi ho detto, Erodoto parla della storia antica dell'Egitto, ma anche della storia naturale dell'Egitto, e quindi questo episodio viene dalla sezione sulla storia naturale dell'Egitto, dove dice, e leggo anche qua: siccome il coccodrillo del Nilo vive nell'acqua, la sua bocca è sempre piena di parassiti. Tutti gli uccelli e le bestie fuggono dal coccodrillo, ad eccezione del Trochilus, nell'originale di Erodoto Trochilos, in italiano tradotto, appunto, guardiano dei coccodrilli, o se preferite Trochilo. Quindi il Trochilo, con cui il coccodrillo vive in pace, in quanto questo uccello gli rende un servizio. Infatti, ogni qualvolta il coccodrillo esce dall'acqua e viene a riva ad apre le fauci, cosa che fa principalmente per godere della brezza occidentale, il Trochilo gli salta in bocca e mangia parassiti. Il coccodrillo si rallegra di questo servizio e quindi non causa alcun male al Trochilus. Questa storia è un'altra di quelle storie di Erodoto che è stata considerata, ok, un'altra cosa che lui più o meno si inventa o niente più. Eppure è una storia che ha avuto molto successo, una storia che ha catturato l'attenzione sia di autori classici dopo Erodoto, che, come vedremo, molto di più che autori classici. Quindi, dopo Erodoto, un sacco di autori greci e latini riscrivono e parlano
del Trochilo, in latino Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, ne parla, ma già Aristotele, solamente un secolo dopo Erodoto, ne parla, quindi anche qui non sto a leggere, ma vi dico in breve, dice quando i coccodrilli aprono la bocca i trochili vanno dentro, gli puliscono i denti, così mangiano, e quando il coccodrillo si stufa, scuote la testa e i trochili volano via sani e salvi. Allo stesso tempo, sempre in autori greci, romani e latini, appare anche una variazione della storia, anche qui da prestare attenzione a queste varie differenze che appaiono, che non sono in Erodoto, dove il trochilo non solo pulisce i denti del coccodrillo, ma lo protegge anche dal suo nemico naturale, la mangusta egiziana o l'icneumone, che vedete qua sia in realtà e in un bronzetto di epoca tarda egizia. Ad esempio lo scrittore Eliano, nella sua storia naturale, le caratteristiche degli animali, 6 secoli dopo Erodoto, quindi Eliano vive in epoca romano-imperiale, dice: quest'uccello ripaga il coccodrillo prendendosene cura e facendogli da guardia quando esso dorme. Quindi non solamente non parla della pulizia dentale, ma dice che questo uccello gli fa da guardia, anche da qui il nome italiano guardiano dei coccodrilli nasce. Infatti, quando il coccodrillo dorme, l'icneumone cerca di attaccarlo e piantandosi nella sua gola, e quindi entrandogli in bocca e piantandoglisi in gola, riesce a strangolarlo. Anche qui, che io sappia, non c'è in effetti nessuna ostilità in natura tra l'icneumone e il coccodrillo, però questa storia esce fuori negli autori classici. Ma il Trochilus si mette a far rumore, becca il muso del coccodrillo, lo sveglia e lo spinge ad attaccare il nemico. Quindi in questo caso appunto il Trochilo è un guardiano vero e proprio dei coccodrilli. Persino poi 16 secoli dopo Erodoto, quindi qui saltiamo in 16 secoli dopo Erodoto, siamo all'inizio del secondo millennio dopo Cristo, in pieno medioevo bizantino, la tradizione fiorisce ancora. Abbiamo questo Costantino Manasse, nella cui cronaca universale, lui scrive a Bisanzio e racconta come l'imperatore Costantino VII Porfirogenito si affidò a Romanus, uno delle sue guardie che poi diventerà un usurpatore al trono, e gli diede la posizione di guardiano della sua vita e del suo potere imperiale, un po' come un coccodrillo fa col Trochilus. Quindi qui l'imperatore è il coccodrillo e questo suo protettore è il Trochilus. Quindi vedete come questo motivo sopravvive in tradizione addirittura medievale come motivo testuale. Ma non è solamente una tradizione testuale, direi, argomenterei. Ci sono tracce del Trochilo anche nelle arti visive ellenistiche, anche in quelle tardo-antiche bizantine, sempre soltanto nella rappresentazione di paesaggi nilotici. Quindi ancora una volta il Trochilo appartiene solo al Nilo, a nessun altro habitat naturale. Ad esempio abbiamo un fregio con una scena di caccia in area nilotica, nella tomba numero 1 di Marescia, un sito in Israele, lo vedete nella cartina in alto a destra, che è data all'epoca ellenistica, nel tardo secondo secolo avanti Cristo, quando quella parte del Medio Oriente era probabilmente ancora parte dell'impero tolemaico, quindi tecnicamente sotto il potere egiziano. Vedete l'immagine della tomba, vedete questo fregio, non so se si vede il pointer, sì, vedete questo fregio che ha vari animali qua sopra e qui, e c'è un dettaglio dove avete, purtroppo un po' con un'interferenza di un'iscrizione greca successiva, ma avete una rappresentazione del coccodrillo, che tra l'altro non si vede bene perché questa è una foto d'epoca, adesso il dipinto è restaurato in maniera un po' pesante, ma il coccodrillo è etichettato con la scritta coccodrillos in greco, e poi quest'altro uccello che ha l'aspetto di un ibis, in effetti è etichettato in greco qui come ibis, ma ritengo in questo caso che possa avere un riferimento al trochilo. Il trochilo non è l'ibis, quelli sono due uccelli distinti anche nei racconti classici, ma il fatto qui è che avete il coccodrillo con le fauci aperte e questo ibis con un becco estremamente lungo che si avvicina alle sue fauci. Quindi è possibile in questo caso anche il fatto che abbiamo un accoppiamento tra il coccodrillo e questo uccello, che per quanto l'autore ha rappresentato un ibis perché magari non aveva idea di che aspetto avesse questo trochilo, c'è anche un riferimento al trochilo con questo ibis che punta col becco alla bocca aperta del coccodrillo. Altrimenti normalmente in questa tomba ogni animale appare singolarmente, individualmente. Ad esempio abbiamo un esempio bizantino in una chiesa in Libia, Kasr Libia, ricostruita nel 539 d.C. sotto Giustiniano, dopo le guerre in Nord Africa, vandaliche in Nord Africa.
E in questo caso in effetti sembra un drago con un'anatra sopra, ma anche in questo caso questo mosaico pavimentale fa parte di una rappresentazione di scene e di paesaggi nilotici, e non c'è dubbio che questo è appunto un esempio di un coccodrillo con una papera sulla sua schiena, ovviamente un riferimento sempre alla leggenda della simbiosi tra il trochilo e il coccodrillo. Ci sono poi anche dei possibili esempi, a mia opinione, nelle arti visive dell'Egitto. In un specifico tempo, in un specifico tipo di artefatto, di manufatto, che si chiama, che viene chiamato il labirinto mendesiano, Mendesian Maze, perché sono delle tavole di offerta, piccole tavole di offerta quadrate, che hanno delle decorazioni un po' a forma di labirinto e vengono dall'area di Mendes nel delta orientale, è per questo che hanno questo nome. La domanda è, queste tavole sono di epoca romana? Quindi la questione è, questi sono manufatti di natura classica, sono manufatti di natura egiziana, anche lì ha senso cercare di dividerli quando siamo comunque nell'Egitto greco-romano. Vi do degli esempi, qui avete due esempi dal Cairo, dal Museo del Cairo, e vedete come appunto quello che queste tavole da offerta rappresentano è un paesaggio stilizzato, qui un po' labirintico, con sempre dei coccodrilli che appaiono, dei pesci, delle rane e altri elementi di natura principalmente acquatica. Eccetto che un certo numero di queste tavole, e ne ho qui due esempi, includono anche la rappresentazione di uccelli, sempre vicini al coccodrillo. Quindi qui avete un coccodrillo e qui avete due uccelli che volano esattamente in direzione della bocca aperta del coccodrillo. E questa è una tavola al Louvre. Quest'altra invece a Berlino, ancora meglio, avete un coccodrillo qua con un altro uccello che gli giace direttamente sulla schiena, un po' come in quella scena in Libia. E quindi anche qui indubbiamente questo abbinamento riferisce secondo me senza dubbio al trochilo. Allora, vi ho dato un po' di esempi dell'uso di questa tradizione del trochilo in tradizione testuale ma anche in tradizioni iconografiche mediterranee di epoca greco-romana. In conclusione, non del mio talk, ma in conclusione di tutto questo, in realtà il fatto è che universalmente questa storia del trochilo, di questo uccello, della sua amicizia col coccodrillo, è sempre stata considerata un'invenzione greco-romana. Pascal Vernus e Jean Yoyotte nel 2005 pubblicarono un meraviglioso volume, Il bestiario dei faraoni. In questo volume, giustamente non avendo altre informazioni, altre notizie, loro parlano del trochilo e dicono è una tradizione greco-romana, non ha nulla di egiziano, se è stata inventata, a partire da Erodoto è stata inventata, ai greci romani piaceva, ma non ha nulla di egiziano. La mia domanda è, possiamo esserne sicuri? Ora, per rispondere a questa domanda, vi devo portare su un excursus, non odiatemi, che sembra anche qui che passo di palo in frasca, ma prometto che in realtà una ragione c'è, è un breve escurso sull'oniromanzia egiziana, ovvero l'interpretazione dei sogni. Anche qui, giustamente, se mi chiedete perché questo qua sta a parlare di coccodrilli uccelli, ma sta a parlare di sogni, prometto una ragione c'è. Allora, anzitutto, quando parliamo dell'oniromanzia tico-egiziana, abbiamo un'enorme massa di testi, di libri di interpretazione dei sogni. Interpretazione dei sogni non in chiave ovviamente freudiana, psicologica come ne pensiamo ora, ma interpretazione dei sogni in chiave, per predire il futuro, quindi con l'idea che i sogni ovviamente siano messaggi che danno informazioni riguardo al futuro, qualche cosa che succederà nella vita della persona che ha avuto quel sogno. Quindi abbiamo un enorme numero di libri di interpretazione dei sogni dal Nuovo Regno, quindi dalla metà del secondo millennio avanti Cristo, giù fino all'epoca romana, fino al secondo secolo dopo Cristo, in ieratico e in demotico, quindi scritture corsive su papiro. Sono una lunghissima tradizione, sono più di un millennio e mezzo, tra i più antico e i più recente libro dei sogni conosciuti, ma una tradizione continua. Quindi è una tradizione, è l'arte mantica quindi è più attestata con più durata nell'Egitto antico, si chiama a oracoli e cose simili. E la maniera in cui questi libri dei sogni funzionano, e vi darò adesso un esempio preciso, è che in ogni linea il soggetto di un sogno viene descritto, un sogno viene descritto in breve e subito dopo ne segue l'interpretazione.
Allora vi faccio dire un esempio, perché io sto qua a raccontarvi queste cose, ma non fidatevi di nessuno, fidatevi solamente dell'evidenza delle fonti primarie. Quindi guardiamo un po' un vero papiro, questo papiro al British Museum, papiro Chester Beatty 3, di epoca Ramesside, viene dal XIII secolo a.C., il regno di Ramesse II. Prendo un esempio dalla colonna 5, quindi lo vedete qui circondata in rosso. Abbiamo innanzitutto una linea di testo verticale che viene sottintesa, deve essere sottintesa prima di ogni passaggio, che dice se un uomo vede se stesso in sogno, ok? E poi, anche qui, spero che riusciate a vedere il pointer, ogni riga orizzontale in ieratico, la prima metà descrive il sogno, brevemente, la seconda metà ne dà l'interpretazione. Quindi, prendo un esempio a caso, quindi abbiamo se un uomo vede se stesso in sogno mentre monta una vacca, sono sogni, quindi anche qui non è, è anche a zoofilia inclusa. L'interpretazione, vedete, in blu, la seconda parte della linea, porta bene, significa che passerà un periodo di festa nella sua casa. Quindi anche qui poi ci sono varie ragioni, a volte giochi di parole, a volte contrasti, a volte somiglianze. Le predizioni non sono date a caso, c'è una ragione per l'abbinazione tra un sogno e la predizione. Ad ogni modo, questo era giusto per darvi un esempio concreto di come questi testi funzionano. Più o meno, quindi qua siamo nel Nuovo Regno, ma più o meno anche in epoca romana, quindi questo è un altro manuale di interpretazione dei sogni, non più in ieratico del Nuovo Regno, ma in questo caso in demotico, e qui siamo a un papiro del secondo secolo d.C., funzionano più o meno allo stesso tempo, sono semplicemente più sintetici. Cioè, invece che descrivere l'intero sogno, menzionano il concetto tematico, una delle cose che uno vede in sogno. Quindi qui ad esempio vi metto un passaggio da una sezione che parla, che discute, organizzata tematicamente, discute sogni botanici che riguardano piante, alberi e frutta. In questo caso un esempio è un mandorlo, quindi se qualcuno in un sogno vede un mandorlo, che cosa vuol dire? Egli cambierà la sua vita, letteralmente il testo egiziano dice wehemank, quindi ripeterà la vita, vuol dire vivrà di nuovo, ma non in maniera new age filosofica, quindi egli cambierà la sua vita e sarà felice. Ora, ribadisco anche qui, perché sto parlando di questi testi e di interpretazione dei sogni, se stavo prima a parlare di uccelli e di Erodoto. Il fatto è che una delle sezioni di questi libri dei sogni, tra l'altro non sono pubblicate, questo era il mio dottorato, dovrei finire di pubblicarlo presto, questo è un papiro di Vienna, papiro demotico Vienna 6104, è un frammento estremamente interessante perché pur quanto, come vedete, danneggiato da morire, include una sezione di sogni che riguardano uccelli. Anche qui non dovete credermi, ma potete dimostrarlo, perché questa cosa qui, che sembra come un numero 3, lo vedete qua sopra, lo vedete qua sotto, questo è il determinativo, il segno demotico che raffigura un uccello, quindi è il segno che sta alla fine di ogni nome di un volatile. Infatti, se voi guardate, chiedo scusa, ho messo la traduzione mia in inglese, ma avete vari sogni che riguardano un sogno su un avvoltoio, un sogno, il kite che è una poiana, poi abbiamo una colomba, abbiamo l'upupa, abbiamo un'anatra, eccetera, eccetera, un pollo, una gallina, e dopodiché alla riga 12, e qui voglio vedere, alla riga 12, lo so che qua sembra anche qui che vi sto ad annoiare a morte col demotico, però credetemi, un motivo c'è. Alla linea 12 abbiamo questa cosa conciata malissimo, strappata e con l'inchiostro perso. Una cosa che si legge chiaramente qua in demotico, anche se voi non sapete leggere il demotico, giuro, è questo, lo vedete qua in questa linea, qui ve l'ho messo l'inchiostro. Si legge chiaramente in demotico mesech, coccodrillo. Ora la domanda è perché diavolo ci appare un coccodrillo in una sezione che parla d'uccelli? E qui potete vedere in paragone una scrittura in questo stesso manoscritto di Mesech, manca il determinativo alla fine che rappresenta un coccodrillo, ma l'inizio c'è. Che cosa c'è poi prima di Mesech? C'è queste tracce di inchiostro, se noi guardiamo queste tracce di inchiostro, c'è quest'altra parola, e quando paragoniamo queste povere tracce di inchiostro, vediamo in realtà che hanno un match perfetto con questa scrittura. Questa scrittura in demotico, sempre dallo stesso papiro, legge Bach. Quindi se noi mettiamo insieme le due cose in una lista ornitologica, che cosa otteniamo? Questa è la ricostruzione di quello che avreste avuto in origine. Abbiamo Bach Mesech, una parola che prima non era mai stata conosciuta, attestata nella lingua egiziana, che letteralmente significa servitore del coccodrillo.
Bach vuol dire servitore e Messech vuol dire coccodrillo. Se vogliamo rendere il demotico in geroglifico, la resa pedante è questa qua, perché sono pedante. Se vogliamo essere un po' meno pedanti, la resa normalizzata in geroglifico sarebbe questa, Bach Messech, seguito dal determinativo dell'uccello, visto che è un nome composto ma il nome di un volatile. La domanda è: che cosa mai potrà essere un Bach Messech, un servitore del coccodrillo? Beh, se basta pensare a alcuni nomi moderni per il trocchilo. In svedese, perché mostro in Svezia, è Krokodilväktare. In tedesco è Krokodilväktare. Tutto quello vuol dire che entrambi vogliono dire guardiano dei coccodrilli. In italiano è guardiano dei coccodrilli. In russo Krokodilov Storosh, che vuol dire guardiano dei coccodrilli. In inglese non è guardian of the crocodiles, ma è crocodile bird, quindi l'uccello coccodrillo. E in arabo è lo stesso, è Matayra Timsa, che vuol dire uccello del coccodrillo. Quindi anche lì, Bach Messech in egiziano, penso che non è la mia fantasia sbrigliata pensare che cosa mai potrà essere questo Bach Messech. È il guardiano dei coccodrilli. La prima attestazione in un testo egiziano del guardiano dei coccodrilli. Quindi un'altra confutazione della Liar School contro Erodoto, visto che appunto Erodoto poi dice che tante di quelle sue informazioni vengono dagli sacerdoti, e tenete presente i manuali di oniromanzia, questi libri dei sogni stessi, erano erano qualche cosa che solamente sacerdoti, biblioteche templari avrebbero incluso, avrebbero contenuto. Quindi, se non volessimo fare un riassunto così, già da questo abbiamo: in passato si credeva che Erodoto si inventa d'amblè questa storia dell'uccello dei coccodrilli, poi passa in tradizione greco-latina, poi la tradizione medievale bizantina, la tradizione medievale dell'Europa occidentale. Ora possiamo aggiungere in realtà l'origine, un motivo egiziano che è egiziano, che è nelle fonti egiziane, quindi tradizione antico-egizia. Ma quello che vorrei dire, quello che rimane nella mia presentazione, è che anche questo schema è troppo semplicizzato. Perché sì, abbiamo un'origine antico-egizia, ma semplicemente limitarlo in questa visione eurocentrica, con tradizione medievale bizantina, tradizione medievale occidentale, estremamente riduttivo. C'è molto di più, e qualche cosa che vorrei mostrarvi, anche qui mostrando come questo motivo del trocchilo sopravvive ben oltre i confini dell'Europa, i confini della cultura classica. E in questo caso guardiamo appunto oltre le tradizioni occidentali. È un caso di trasmissione interculturale quella del trocchilo. Piace agli scrittori, ma non piace solamente agli scrittori greco-latini europei. Dai classici greci, soprattutto da Aristotele, che sopravvive buona parte del Medioevo in tradizioni arabe, il motivo del trocchilo, quindi a partire da Erodoto, poi Aristotele, poi appunto in traduzioni arabe, entra la tradizione islamica medievale. E la tradizione islamica medievale, sia in lingua araba che persiana, con autori che scrivono del trocchilo che geograficamente vanno dalla Spagna meridionale islamica fino all'Asia centrale, il moderno Turkmenistan, ad esempio al-Marwazi nell'XI-XII secolo, e lo ritroviamo poi anche in tradizioni ebraiche. Vi do qualche esempio concreto, anche qui leggo velocemente, uno scrittore arabo andalusiano del XII secolo, Abu Hamid al-Gharnati, in un suo libro scrive: e qui c'è un nuovo motivo nella tradizione che non appare negli autori classici, ma appare in tradizione medievale islamica e poi ebraica. E c'è questa storia che il coccodrillo non ha l'ano. Quindi dice: non avendo un ano, il coccodrillo non defeca. Un po' un problema, no? Soprattutto per una creatura che mangia a volontà come un coccodrillo. Quando è sazio, con lo stomaco pieno, esso esce dall'acqua e giace al sole su degli isolotti, volgendo il muso al sole con le fauci aperte. Certi uccelli, che assomigliano a una allodola e hanno ossicini a forma d'aghi sulla testa, un po' tipo punk, entrano nel suo stomaco per mangiarne il contenuto. Quindi appunto non può evacuare, ma ci sono questi uccelli che gli svuotano la pancia dopo che si è riempita e ha tratto i nutrienti dal cibo. Quando hanno saziato il loro appetito, questi uccelli se ne vanno, così che altri possano entrare, così gli uccelli fanno a turno, finché nulla resta nello stomaco del coccodrillo. A volte il coccodrillo chiude la sua bocca quando gli uccelli sono ancora al suo interno, cosa che la storia dei classici non dice, che nei classici c'è armonia perfetta tra il coccodrillo e il trocchilo. Qui invece a volte, invece, la tradizione medievale dice che il coccodrillo chiude la bocca e questi uccelli vengono intrappolati dentro. In quel caso, gli uccelli procedono a pungere le pareti del suo stomaco con quei loro ossicini a forma d'ago che sono sulle loro teste, sino che il coccodrillo riapre le sue fauci e li lascia volare fuori, questa specie di uccello abbondante lungo il Nilo egiziano. Quindi notate, in questa storia c'è questo motivo della mancanza d'ano del coccodrillo, quindi l'uccello non è più
più fare l'igiene dentale del coccodrillo, ma in realtà gli svuota dagli escrementi lo stomaco, l'addome, e in più questo uccello può anche difendersi dal coccodrillo con queste spine. Al-Jahiz, un altro autore arabo del IX secolo, scrive Baghdad, un libro sugli animali, e dice: che vedi più straordinario di un uccello che si procura di che mangiare solo pulendo i denti di un coccodrillo? Quindi Al-Jahiz è più vicino in realtà alla tradizione classica, perché lui dice pulendo i denti di un coccodrillo. Quindi notate, la tradizione medievale islamica ha varie versioni. Questo modo di sopravvivere per l'uccello è un sollievo per il coccodrillo. Tra l'altro c'è un manoscritto meraviglioso di Al-Jahiz qui vicino all'Ambrosiana Milano, scritto in Siria o più probabilmente in Egitto nel XIV secolo, e c'è questa illustrazione del coccodrillo con l'uccello nelle sue fauci, esattamente il testo sopra in arabo, quello tradotto qui sulla slide. E come avevo detto, appunto, testi islamici sì, ma anche testi ebraici, quindi per quello che dicevo, non limitiamoci solamente a lingue occidentali in questa maniera. E questi testi medievali ebraici sono a loro volta influenzati da testi arabo-persiani e poi da questi testi ebraici nel Rinascimento rientreranno anche le lingue europee, romanze o germaniche e quant'altro. Includo qui un racconto di un ebreo italiano, il rabbino Ovadia de Bertinoro, a foto in basso a destra di Bertinoro, che ora non ricordo, è in Emilia Romagna. C'è qualcuno nella sala, sa dove Bertinoro? No, Lombardia, Emilia Romagna, mi correggeranno online, chiedo scusa, dovrei ricordare ma non ricordo, da qualche parte. Chiedo scusa se c'è qualcuno che segue da Bertinoro. Quindi questo ebreo italiano visitò l'Egitto nel 1488 e lascia un racconto del suo viaggio in Egitto, quindi vedete è epoca del Rinascimento, che è influenzato sia appunto da quello che lui vede in Egitto, ma poi anche dalle sue letture, perché lui dice che ascolta e legge anche fonti arabe, e poi ha influenzato ulteriormente anche da testi della Midrash ebraica, quindi riflessioni teologiche ebraiche. La Midrash è un'esegesi, una forma di esegesi biblica. E quindi lui dice: nel Nilo, e qui spiego, ho visto lo Zefardea, anche chiamato Attimsa in arabo. Zefardea è un termine ebraico, normalmente tradotto come rana, è un termine che indica un rettile, ma chiaramente qui Ovadia dice che lo Zefardea è un coccodrillo. Attimsa è la parola per coccodrillo con l'articolo il coccodrillo in arabo. Ed origina da quei Zefardeim, questo è il plurale di Zefardea, che sopravvivono dal tempo di Mosè, come Nachmanide, uno studioso della Bibbia ebraica, uno studioso della Midrash, come Nachmanide menziona nei suoi commentari al libro dell'Esodo. Ed è vero quel che se ne dice di questo Zefardea, ovvero il coccodrillo del Nilo, ovvero che mangia ma non defeca. Quindi vedete la storia medievale islamica della mancanza d'ano del coccodrillo appare in questi testi ebraici. E che un certo uccello mangia i suoi escrementi ogni qualvolta il coccodrillo apre le fauci in direzione del sole, e così l'uccello ne entra allo stomaco per mangiarne le feci. Quindi abbiamo questi elementi, abbiamo in Ovadia la menzione della tradizione islamica della mancanza d'anno del coccodrillo, quindi anche lì appunto questa interculturalità, ed era un motivo che appare in scrittori arabi ma non era negli scrittori greci romani. E poi abbiamo questa interpretazione alternativa dell'Esodo, vedete qui questa rappresentazione, xilografia della piaga d'Egitto con le rane che invadono, una delle piaghe dell'Egitto, che è proprio piaga, non so, è un'invasione di rane che emergono dal Nilo e invadono tutto il paese. E appunto questo appare nel racconto biblico dell'Esodo, dove Sefardeim, come vi ho detto, tradizionalmente viene tradotto come rane. Se voi aprite adesso una versione del Vecchio Testamento trovate rane, non coccodrilli. Però appunto un'alternativa come quella supportata dall'esegesi di questo Nachmanide o Ramban, menzionato nella slide precedente da Ovadia, considera Zefardea come un altro nome del coccodrillo. Perché il testo biblico tra l'altro dice che dopo che Dio mandò questa piaga sull'Egitto, gli Zefardeim, questi animali, questi rettili, non lasciarono più le acque del Nilo e restano per sempre nel Nilo, no? Quindi c'è questa idea che restano nel Nilo, non sono rane ma sono coccodrilli, per questa interpretazione alternativa della Midrash fatta da interpreti ebraici. La questione è: perché è importante, che c'entra qui il fatto che sia così interessante che Zefardea riguarda coccodrillo non le rane? Perché Nachmanide stesso nel suo commentario dà un'interpretazione, un'esegesi etimologica della parola, e lui dice Zefardea sono coccodrilli. E sai perché Zefardea sono coccodrilli? Perché c'era una volta, racconta appunto, in Egitto lungo il Nilo, questo animale che veniva protetto da un uccello.
Ora, in ebraico uccello si dice tzipor, e mentre invece è sapienza la parola dea. Quindi tzipor dea, tzefar dea, viene dato appunto come l'etimologia per questo nome del coccodrillo. Quindi attraverso questa complessa pare etimologia, non è l'etimologia vera, ma nella Midrash, in questa Midrash di Nachmanide, lui dice il nome tzefar dea per il coccodrillo è un composto che vuol dire l'uccello sapiente, l'uccello saggio, che era appunto in questa leggenda che lui racconta, questo uccello che avvertiva il coccodrillo di ogni pericolo che arrivava. Quindi ancora una volta anche qui si vede un'interferenza a questa storia di un guardiano dei coccodrilli che appare in un'esegesi estremamente esoterica del testo ebraico, che viene però anche influenzato dal testo dai testi arabi con la tradizione della mancanza d'anno del coccodrillo, eccetera eccetera. Quindi vedete, c'è la situazione è molto più complessa di quello che all'inizio sembrava. E anche nell'età moderna, quando torniamo a guardare la situazione europea, il trochilo rientra sì nella tradizione occidentale europea, ma tenete presente appunto Aristotele stesso entra nella tradizione medievale europea attraverso traduzioni di commentari arabi ai testi classici greci. Quindi questi commentari arabi venivano poi tradotti in latino e letti da specialisti e medievali, ad esempio Alberto Magno, Sant'Alberto, non so se santo, credo di sì. Alberto Magno vive in Germania nel XIII secolo, lui usa Plinio e Avicenna come fonti e mischia appunto tradizione classica e tradizione islamica. E per lui il trochilo, lui parla del trochilo perché lui scrive questa storia del mondo, in sostanza anche storia naturale sui animali, e il trochilo, lui dice, è un tipo di uccello che assiste species quaedam coccodrilli, lui scrive in latino, quindi solamente una certa specie di coccodrillo, non qualunque coccodrillo. E lui dice, questo coccodrillo si chiama tenchea, e lo scrive in latino. Tenchea in latino non vuol dire niente. Da dove l'ha presa lui questa parola tenchea? Tenchea l'ha presa dall'arabo timsah. È semplicemente una resa approssimata latina, fonetica, dell'arabo timsah. E l'arabo timsa, tra l'altro, che è la parola standard ancora oggi in arabo per il coccodrillo, è interessante perché è una parola che deriva, è una delle relativamente poche parole dell'arabo moderno che deriva dall'antico egiziano. Perché l'antico egiziano e l'arabo non sono connessi, l'arabo non deriva dall'antico egiziano, però alcune parole sono entrate in arabo, e timsah viene dal copto temsah, quindi saidico, una forma saidica, e il copto temsah viene dall'antico egiziano tamesech. Ricordate il nostro nome in egiziano dell'uccello era Bak Mesech, servitore del coccodrillo. Mesech è coccodrillo e Ta è l'articolo definito in egiziano, in demotico qua, quello femminile, quindi Ta Mesech, letteralmente sarebbe la coccodrilla, è entrato così nelle fonti copte poi arabe. Quindi vedete come tutto è interconnesso, quindi se noi vogliamo tornare, c'è questo diagramma tra l'altro che non so se aiuta molto, chiaramente io non potrei fare l'ingegnere perché proprio mettermi a fare diagrammi anche no. Comunque appunto prima avevamo un diagramma molto più lineare, molto più semplice, semplicistico, Erodoto, tradizione greco-latina, bizantina, occidentale medievale, ora invece è un scenario molto più complicato in maniera interessante, che mostra le interconnessioni di queste società, di queste lingue, di queste culture. Quindi iniziamo con la tradizione antico-egizia. Dopodiché abbiamo Erodoto che prende e parla di questa storia. Erodoto entra nella tradizione greco-latina, questa va nella tradizione medievale, ma poi va anche nella tradizione islamica. E la tradizione medievale occidentale europea deriva in parte sì dai testi greci latini col Rinascimento, ma tanto anche dalla tradizione islamica. E dalla tradizione islamica poi abbiamo anche uno spin-off che è nella tradizione ebraica. E tutto questo poi finisce anche nelle tradizioni, nei motivi più tardi, contemporanei, presenti. E con qui, avvicinandomi alla fine della mia presentazione, infatti devo dire che la storia moderna del trochilo continua, non finisce col Rinascimento. Noi tutti ben sappiamo, conosciamo la descrizione dell'Egitto napoleonica, la spedizione di Napoleone in Egitto, anche lì noi da egittologi ci ossessioniamo con la sezione che riguarda l'Egitto antico, ma in realtà la descrizione dell'Egitto era una creazione dell'illuminismo francese che voleva essere completa, enciclopedica, l'encyclopédie era una creazione dell'illuminismo francese. Quindi la descrizione dell'Egitto in realtà è divisa in tre parti. C'è lo stato antico, quindi la storia, che è quella con cui noi egittologi ci preoccupiamo, ci interessiamo, ma in realtà ugualmente interessante c'è l'età moderna, quindi lo stato moderno dell'Egitto, e poi c'è anche la storia naturale. E quindi c'è la prima discussione vera e propria scientifica del coccodrillo è qui nella descrizione dell'Egitto, vedete la tavola a sinistra, e c'è anche una grossa discussione da Geoffroy Saint-Hilaire che parla appunto del coccodrillo e anche del trochilo, dicendo che tra l'altro appunto, però lui si riferisce solamente alle fonti greche e latine, sono le uniche che lui conosce. Appare poi, anche qui non preoccupatevi, non stiamo a leggere questo testo,
in vari testi di letteratura coloniale. C'è ad esempio Curzon, questo aristocratico inglese, tra l'altro vagamente insopportabile, se voi lo leggete, perché è di un'arroganza indicibile anche per 1849, pubblica questo testo che era molto di successo in Inghilterra vittoriana, Visits in Monasteries in the Levant, e dice che lui appunto vide un fatto nella storia naturale che, per quanto fu menzionato così tanto tempo fa da Erodoto, non è stato, io credo, osservato sin dal tempo di Erodoto. E lui racconta che si trovava sul Nilo, stava per sparare un coccodrillo, e a un certo punto è apparso un uccello chiamato dai locali Zig Zag. E questo uccello è una specie di plover, quindi una specie di... non sono un ornitologo, quindi non ricordo che specie di uccello sia plover in italiano, di un colore grigiastro che assomiglia a un piccolo piccione. E appena lo zigzag mi vide, grazie al pubblico, al pubblico in sala e a casa, appena il... non si può, io sono anche laureato, analfabeta di ritorno. Quando lo zigzag mi vide, invece che volarsene via, come ogni rispettabile uccello avrebbe fatto, prese a saltare un piede da terra e a urlare zigzag, zigzag, quindi appunto il nome di questo uccello in arabo è onomatopeico per il verso che fa. E iniziò appunto a sbattere il becco sulla faccia del coccodrillo 2 o 3 volte, che è un po' la stessa storia, se voi ricordate, di Eliano, degli autori classici che dicono il guardiano dei coccodrilli. E quindi la grande bestia si svegliò e se ne andò e si rifugiò in acqua, quindi Curzon non riesce a sparare a questo coccodrillo. Notare tra l'altro che Curzon è uno di quelli che inizia già a confondere le varie storie, perché lui ha questa esperienza di un uccello che salva il coccodrillo, che fa da guardiano. Lui dice: una storia che non è stata documentata dal tempo di Erodoto. Uno chiaramente ignora il fatto che 400.000 autori greco-romani l'avevano menzionata comunque, poi ovviamente ignora, come la maggior parte, la tradizione islamica medievale, ma poi mischia anche le storie, perché Erodoto diceva che l'uccello era solamente l'igienista dentale del coccodrillo, non il guardiano. Lui invece appunto dice che questo uccello non stava pulendo i denti del coccodrillo, l'ha svegliato, l'ha salvato da Curzon stesso, quando lui voleva sparare al coccodrillo. E la storia del trocchilo continua nell'immaginario comune. Se voi guardate ad esempio qui a sinistra, questo come si dice, francobollo, pubblicato penso all'inizio degli anni 2000 dalle poste israeliane, con una serie che riguardava gli animali nell'Antico Testamento, mostra il coccodrillo, e pur essendo appunto il coccodrillo del Nilo, scritto anche qua, lo vedete in arabo, Timsah an-Nil, il coccodrillo del Nilo, mostra un uccello vicino a lui. Quindi anche qui c'è questa storia, quindi l'uccello non è menzionato neanche nel francobollo, eppure è lì. O se guardate qui a destra, qua devo ringraziare Scott Ritchie, un artista di caricature e di libri per bambini che vive a Vancouver, non ha pubblicato questa qua in realtà, ma me l'ha mandata lui permettendomi di mostrarla nel 2016, dove vedete un dentista, poi appunto dice: I got the idea watching David, ho avuto l'idea appunto del igienista dentale guardando David Attenborough. E tra l'altro l'uccello, il guardiano dei coccodrilli è anche un favorito nella letteratura per bambini storicamente. A sinistra avete questo libro, Zig Zag, tra l'altro vedete il The Crocodile Bird, l'uccello dei coccodrilli, un libro del 1942 per bambini illustrato, e un po' problematico perché è un libro del 42, quindi c'è questa storia appunto di Croxy, questo coccodrillo che viene salvato dai cacciatori locali africani da questo uccello, quindi ovviamente è pieno 1942 di anche un po' problematico quando lo leggete, letteratura per bambini, ma è non vagamente razzista quant'altro. Mentre invece un tono molto più leggero, in tempi più moderni, anni 80, Tommy De Paola, un famoso autore di libri per bambini americano, ha un'intera serie, Bill and Pete, che parla appunto dell'amicizia tra questo coccodrillo e questo uccello, quindi Bill e Pete, e questo è c'è un'intera serie dei libri di Bill e Pete, tra l'altro, che sto collezionando, e forse per quello che sto diventando un analfabeta di ritorno, perché sarebbero libri per bambini di 6 e 7 anni, e quindi dice, quindi Pete divenne William Everett, che è il coccodrillo, William, il nickname è Bill, il suo spazzolino da denti, e divenne anche il suo migliore amico. L'ultima cosa che ho da dire, perché poi appunto sono 56 minuti che blatero, è un'ultima domanda, che poi tra l'altro non sono qualificato a parlarne perché egittologo sono, ma ornitologo no. Ma ho chiesto consulenza da ornitologi. Ornitologicamente,
Esiste davvero un trocchilo, un guardiano dei coccodrilli? Tra l'altro vi avviso, se voi cercate su internet adesso su Google guardiano dei coccodrilli, tutte le fotografie che trovate di sto uccello nella bocca dei coccodrilli sono tutti fotomontaggi, e che non c'è in effetti una documentazione di questo uccello nella bocca del coccodrillo, ce ne sono vicino alla bocca ma non nella bocca. In realtà sì e no. Ci sono vari candidati, tra l'altro mi sono divertito a trovare i nomi italiani di queste bestie. Quindi quella in cima, che in inglese è solamente il water dickop, ma in italiano è l'occhione acquaiolo, è un uccello che fa il nido vicino a quello dei coccodrilli. In realtà qui trovate dei documentari della BBC, siccome lui fa il nido vicino al coccodrillo, hanno questa simbiosi, mette il suo nido, perché ovviamente se fa il nido vicino al coccodrillo, altri predatori stanno lontano anche dal suo nido. Allo stesso tempo, quando il coccodrillo abbandona il suo nido, perché il coccodrillo seppellisce le sue uova sotto la sabbia sulla riva, poi sta in zona per covarle, a volte ci sono come si chiamano in italiano? Non lo so. Iguane, ma non sono iguane, perché le iguane stanno in Sud America, quindi è una cosa come l'iguana ma in Africa. Varano, grazie, varano. Un contributo speciale dalla terza linea. Il varano, grazie. Quindi il varano in effetti, ad esempio, saccheggiano i nidi del coccodrillo, e quando il coccodrillo sente, l'occhione acquaiolo attacca al varano. Quindi abbiamo questa storia, un guardiano dei coccodrilli. La pavoncella ha un rapporto mutualistico con coccodrilli anche lì, perché pulisce da parassiti e quant'altro, ma più o meno dal volto, non dentro, nella bocca. E tra l'altro la pavoncella ha una cresta, come vedete in questa fotografia, spero più o meno, non tanto, ma una cresta che in realtà è una piuma, ma è quella che ha dato chiaramente origine alla leggenda della spina ossuta negli scrittori arabi. Abbiamo anche la pavoncella spinosa, che ha degli uncini, ma degli uncini in realtà sulle ali, non sulla testa. E poi abbiamo l'Egyptian Plover, che in italiano si chiama guardiano dei coccodrilli, è per quello che non l'ho messo, perché in italiano è direttamente bang, guardiano dei coccodrilli, il Pluvianus Egyptius, che ha un rapporto mutualistico con coccodrilli ed è il candidato principale, perché ha anche un comportamento, è un uccello particolare, in quanto normalmente gli uccelli covano le uova punto e basta, lui le seppellisce nella sabbia, esattamente come i coccodrilli, quindi si comporta da quel punto di vista nel covare le uova come un coccodrillo. E poi c'è quest'altro uccello che in inglese è un sandpiper, in italiano ho scoperto è il piro piro piccolo, che è un nome che è un programma, il piro piro piccolo, e anche lui ha un rapporto mutualistico con i coccodrilli. Quindi non c'è solamente una specie, anche se quella dell'Egyptian plover sembra la più probabile, ma ce ne sono varie. Tenete presente tra l'altro che molti di questi uccelli non sono più trovati sul Nilo, ma anche i coccodrilli non si trovano più sul Nilo, cambiamento ecologico, la costruzione della diga del lago Nasser e compagnia, quindi la fauna del Nilo è cambiata a voglia dai tempi dell'antichità, però si trovano in altri ambienti, soprattutto in questo caso nell'Africa subsahariana. Quindi per concludere, Vernus e Yoyot dicevano, a ragione loro, perché ai tempi non avevano le fonti, che questa storia del guardiano dei coccodrilli è una tradizione greco-romana, senza alcuna connessione con la cultura egizia. Chiaramente, quindi, possiamo ora correggere questa affermazione. Un'affermazione che va corretta, perché il guardiano dei coccodrilli era una storia egiziana su un animale egiziano del Nilo, ma anche non è solamente... non dobbiamo correggerlo solamente perché è un rigetto a priori di Erodoto delle fonti greco-romane sull'antico Egitto che ci danno informazioni, anche perché appunto ha un focus esclusivo sulla tradizione classica, che è oscura, quindi eclissa tutto quello che è il portato aggiuntivo, intellettuale, interculturale di questo motivo islamico, ebraico, che abbiamo visto, che abbiamo discusso in questa presentazione. E con questo, dopo aver abusato della vostra pazienza per esattamente 60 minuti, vi ringrazio. Molto. Buonasera. Ciao Luigi. Ciao Nico, come va? Ciao. Allora, ho il felice compito di poter essere qui, tra l'altro, dopo aver seguito la tua conferenza, questa gemma di trasmissioni di immagini e culture, e ho il piacere anche di poter sporgere il microfono per poter dare la parola a voi, che già, devo dire, sono intervenuti tanto. Insieme a te, per col varano abbiamo veramente... Il varano ha guadagnato 100 punti. Proporrei una coautorialità. Devo questo... dire, me l'hanno detto dalla zia torinese, che è il rappresentante di famiglia.
Bene, ci sono delle domande che volete fare al dottor Prada su queste tematiche che possono aver sollecitato il vostro interesse? Perché io ne ho due, però prima aspetto. Ecco. Mi permettete di togliermi sta maschera, sì? Io sono, mi devo mascherare, io non lo so cosa devo fare. No, ma comunque sto abbastanza lontano, quindi spero che non ci siano problemi. Io per intanto devo ringraziare il nostro presidente, anche perché dopo quasi 3 anni, vero, che mancava in presenza, è doveroso comunque ringraziarlo e fare i complimenti per la bella conferenza di questa sera. Devo anche dire che io continuo ad avere in questa sala qualche problema. Vero? Ci sono problemi di acustica, perché qui rimbomba parecchio. Però ho seguito attentamente, anche perché mi ha dato lo spunto, di ricordare i miei primi approcci con Erodoto e la lettura delle sue storie. Perché da ragazzo proprio ho iniziato a leggere Erodoto e mi entusiasmavano queste sue affermazioni, che le trovavo anche divertenti. Però non sapevo, e oggi tu ce ne hai dato una dimostrazione, che qualche cosa di importante e di vero invece c'è. E per questo voglio proprio ringraziarti. Ciao. Grazie. Grazie. C'è qualcun altro che... Allora, intanto che ci pensate, invece io avrei una domanda, però mi tolgo anch'io, tanto sono a distanza. Ah, grazie. Allora, innanzitutto... Questo approccio naturalistico, questa osservazione, no, del comportamento degli animali, mi ha ovviamente chiamato alla memoria un approccio analogo che viene adottato appunto poi nel Hieroglyphica di Orapollo, no? E allora mi domandavo, negli esempi che hai mostrato, sembra che ci si mantenga comunque un atteggiamento abbastanza descrittivo della natura, del comportamento, salvo recuperare poi con Bill e Pete quasi invece un'immagine più simbolica, dove diventa appunto emblema, e uso questo termine anche appositamente, emblema dell'amicizia, no? Allora mi stavo domandando, ma nella tua ricerca, nella tua esperienza, questo tema appunto del trochilos, il coccodrillo, eccetera, resta sempre una cifra puramente naturalistica o arriva in qualche modo ad avere anche delle, come dire, delle interpretazioni simboliche già nel mondo antico, quali per esempio vediamo poi con Bill e Pete, no? Un'ottima domanda, grazie, mi dà l'opportunità per menzionare, perché qui al solito, come con qualunque presentazione, solamente la punta dell'iceberg, ma in realtà sì, assolutamente sì, sin dall'inizio, perché appunto il primo autore classico che menziona la storia è Erodoto, ma il secondo, che sia sopravvissuto per noi un secolo dopo, nel IV secolo avanti Cristo, è Aristotele. E Aristotele, appunto, vi ho mostrato il passaggio che veniva da Aristotele, la sua storia degli animali, la sua descrizione, il suo trattato zoologico. Ma Aristotele stesso, nell'Etica Nicomachea, quindi un trattato di etica, filosofia etica, parla dell'amicizia, di come l'amicizia sia un sentimento non solamente umano, ma che può anche avere paralleli nel mondo naturale. Tra gli esempi che fa, riporta di nuovo il trochilo, il coccodrillo, e poi riaffiora, ad esempio nel secondo secolo dopo Cristo, Apuleio, scrittore latino nordafricano, scrive questa apologia, e in questo testo è un testo di attacco contro uno dei suoi nemici. Dice che questo nemico, insomma quest'uomo che, contro cui si scaglia in questo testo, è una persona estremamente così sgradevole, è un essere umano così miserando, che è peggio di un coccodrillo, perché anche il coccodrillo ha meno un amico, ce l'ha, che è il trocchilo, ma questo suo contendente, che si chiama Emiliano qualche cosa, dice, è una persona del genere, che è peggio di un coccodrillo, perché almeno un coccodrillo un amico ce l'ha nel trocchilo. Quindi sì, già abbiamo già in quelle fonti, quindi sì, assolutamente. Sì, anche se, grazie, ecco, questo già mi colma anche una lacuna molto interessante per questi doppi linguaggi, e trova per caso, lo so che supera forse i
l'arco appunto della tua ricerca, ma che tu sappia raggiunge anche l'emblematica, la cultura emblematica rinascimentale, in degli emblemi dove appunto coccodrillo diventano veramente anche un emblema proprio di questi temi, o anche variazioni su questo tema? C'è un emblema che un caso specifico, per cose testuali, ad esempio, poi riaffiora anche nelle tematiche ebraiche, perché la storia di Nachmanide dice appunto questa amicizia tra l'uccello e il coccodrillo, Zefardea, eccetera. Ma per quel che riguarda il Rinascimento e quant'altro, c'è un'immagine che mi viene in mente, che è una medaglia che non ho incluso nella mia presentazione, una medaglia di fine 400 di un doge di Genova, di il nome di battesimo non ricordo, ma il resto del nome è di Campofregoso, che mi resta in mente perché è un programma. E in questa medaglia c'è una rappresentazione di un coccodrillo a bocca aperta e di un uccello che si sta scagliando dal cielo nella sua bocca, e c'è un motto latino attorno alla medaglia che non ricordo, che è audacia et victus, quindi coraggio e alimento, vitto, e qualche cos'altro, posso, non mi ricordo adesso a memoria. Quindi sì, no, queste immagini ci sono anche nelle arti visive, quindi in questo caso è un esempio del Rinascimento, dal fine del 400 italiano, appunto Genova. Sì. Che meraviglia, che meraviglia. Qualche altra domanda, a parte le mie ovviamente, che qualche... Posso approfittare ancora di una cosa allora? C'è un altro... andiamo un po' altrove. In una delle prime fonti che hai citato hai fatto riferimento a queste donne appunto che erano state, la cui urina doveva appunto riparare la vista. Questo però mi ha colpito molto il tema di queste donne che appunto erano state rivelate come traditrici, insomma, e che vengono bruciate. Il tema della donna, o comunque della combustione per eliminare una fedifraga, mettiamola così. Mi ricordo ovviamente il papiro Huescar, dove c'è effettivamente, no, il racconto in cui la soluzione finale, in questo caso, va appunto con la moglie appunto del sacerdote che tradisce e viene bruciata. Questo tema anche ti è capitato per caso di trovarlo altrove? Perché mi sono spesso domandato se nella letteratura, anche e soprattutto tarda, di cui ti occupi tu, comparisse di nuovo, oppure fosse davvero, per la limitatezza delle nostre fonti, ancora un unicum. E compare di nuovo qui sul momento non mi viene in mente, in connessione con altri racconti di stampo misoginistico del genere, però ovviamente l'idea è che la morte attraverso il fuoco nell'Egitto è la morte totale, perché la distruzione completa del corpo trasformato in ceneri, quindi è la morte, proprio nulla rimane, perché ovviamente se il corpo è perso tutto il sotto, quindi è la punizione peggiore in Egitto, la morte per arrogo, diciamo. E appare ad esempio in un altro testo demotico, ma non rivolto a personaggi femminili ma a personaggi maschili, nell'insegnamento di Aung San Suu Kyi, perché l'insegnamento di Aung San Suu Kyi racconta anche qui una cornice narrativa a un testo che in realtà è sapienziale, e in questa cornice narrativa si racconta come Arsiese, l'archiatra, il medico capo del faraone, faceva parte di una congiura, una cospirazione contro il faraone per uccidere il faraone, ma il faraone viene a sapere di questa congiura e quindi prende Arsiese, prende tutti quanti i suoi acolytes, i suoi complici, e li fa bruciare. Quindi in quel caso è anche lì punizione estrema, perché praticamente non solo uccidi, ma uccidi anche nell'aldilà. Per tradimento. Annichilimento, sì, per tradimento, sì. Sì, tradimento in questo caso infatti è un tradimento, è un tradimento, come si dice, completamente, un tradimento quello dell'autorità del faraone, ma sempre tradimento, in effetti appunto sempre tradimento è, in effetti anzi è un buon punto, perché prima si parlava del tradimento fedifrago, in questo caso un tradimento politico ideologico, ma sempre tradimento è. Luigi, davvero grazie, grazie mille, e grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Buona serata.